a tutti i ragazzi, oggi la giornata è un po' grigia, quindi ne approfitto per fare un giro alla St. Mary's Cathedral, la più famosa cattedrale di Sydney. Ciao! St. Mary's Cathedral è la casa spirituale della comunità cattolica di Sydney. La sua prima pietra venne posata nel 1868, dopo che un incendio distrusse la precedente cappella. La cattedrale venne consacrata nel 1905, ma la sua costruzione venne completata solo nel 1928. Il suo stile neogotico la rende una delle chiese più eleganti del mondo. L'interno è visitabile gratuitamente, mentre per accedere alla cripta sottostante il costo è di $5. La visita alla cripta è caldamente consigliata per il magnifico pavimento a mosaico realizzato dai fratelli Melocco, miei conterranei, originari di Toppo, in provincia di Pordenone. Inoltre, all'interno della cripta potrete ammirare da vicino una riproduzione della Pietà di Michelangelo. Appena uscita dalla cattedrale ed è uscita, come potete vedere, una giornata stupenda, le nuvole se ne sono andate, quindi approfittiamo e in un unico video vi mostro anche Hyde Park. Hyde Park è uno spazio pubblico dal 1810 ed è il più centrale tra i parchi della città. Il parco contiene circa 580 specie di alberi autoctoni ed esotici e durante tutto l'anno è sede di numerosi eventi culturali. A un capo troviamo l'Archibald Fountain, mentre all'altro c'è l'Anzac War Memorial. Quest'ultimo, eretto nel 1934 in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, ospita un museo dedicato a tutti gli australiani in guerra. Sullo sfondo l'Anzac Memorial, io vi saluto, vi dico che ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per aver guardato questo fino alla fine.
Vi chiedo di mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video, di commentarlo e condividerlo. E vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social, in particolare vi ricordo la pagina di Facebook e Instagram, che sono quelli che uso di più. Ciao!